tutti ragazzi, io sono Chloe ed oggi siamo tornati finalmente in una nuova spiegazione di The Sims. Siamo qui per vedere cosa troviamo in modalità crea un sim di vita ecologica, un pacchetto che ha fatto veramente molto molto discutere, perché molti si aspettavano qualcosa di diverso, altri l'hanno amato, altri l'hanno odiato, e niente, andiamo a vedere di cosa si tratta. Allora, per bebè, capelli nulla, cappelli, abbiamo questo sacchetto qui. Come potete sentire, cioè praticamente quando si parla, a quanto pare si sente proprio come se avessi qualcosa addosso. Ok, abbiamo diversi ovviamente disegni, che carini. Allora, accessori nulla, trucco ovviamente nulla. Poi vediamo, parti superiori, abbiamo questa, non so, magliettina fatta tipo in jeans con queste colorazioni. Poi abbiamo questa giacchetta qui con cappuccio o giubbottino più che giacchetta. Poi corpo intero, abbiamo questo vestitino qui con i fiorellini e le apette. Molto molto carino. E questa salopette. Poi parte inferiore abbiamo questi pantaloni qui con le toppe sulle ginocchia. E questi. Sembrerebbe che siano uno sopra l'altro, sinceramente, questi pantaloni. Bene. Ok, accessori nulla, scarpe nulla. Per i maschietti, vediamo. Cappelli nulla, cappelli abbiamo ovviamente lo stesso, con le stesse, appunto, gli stessi disegni. Accessori, niente. Parte superiore abbiamo solamente questo. Poi, corpo intero abbiamo la salopette, che abbiamo già visto. E parte inferiore abbiamo anche per il maschietto i pantaloni con le toppe e questi. Accessori nulla, scarpe nulla. Andiamo a vedere cosa troviamo per i bambini. Allora, capelli abbiamo questi, molto molto carini. Questo caschetto. Questi capelli qui corti, che di sicuro saranno da maschietto. Cappelli. Cappelli abbiamo questo, molto carino, invernale. Veramente sono molto molto carini questi. Sì. E poi ovviamente abbiamo di nuovo il sacchetto in testa. Va bene. Allora, accessori nulla, trucco nulla. Benissimo. Allora, parte superiore, intanto ti levi i pantaloni, grazie. Allora, parte superiore abbiamo questo. Questo maglioncino con collo alto e a maniche corte. Molto carino. Questo maglioncino, questo me l'ha fatto di lana, molto molto bello, devo dire che mi piace. Adoro i maglioncini così. Poi questa maglietta a tre quarti di maniche. E questo. E notare sempre che sotto c'è la magliettina di lana. Mi sa che hanno messo un po' di cose di lana, vedete questo, anche questo è fatto di lana. Secondo me è, non so, un'anticipazione appunto al prossimo pacchetto che non so se sarà il prossimo proprio che esce. Comunque sappiamo tutti, sono state le votazioni, che uscirà appunto il pacchetto su, incentrato appunto sui lavori a maglia. Chissà. Allora, corpo intero, c'è questo vestitino qui in jeans, o cioè, credo che sia in jeans, almeno così mi pare. Ok. Poi c'è questo, carino, molto carino. E poi questo qui, notiamo sempre la maglietta di lana sotto, eh sì, mi sa che ci siamo ormai anche per farlo uscire, sto pacchetto finalmente. Poi parte inferiore abbiamo questa gonna molto carina,
con i bottoni davanti. E questi pantaloncini, mi sa che ce l'aveva su prima forse. Poi accessori nulla e scarpe nulla, benissimo. Da maschietto, vediamo. Capelli, sì, come dicevo io, infatti, quei due paia di capelli lì praticamente sono appunto per i maschietti. Cappelli, abbiamo gli stessi, ovvero questo qui, invernale, e questo sacchetto. Accessori nullo e trucco nulla. Allora, parte superiore. Ecco, aveva già questa, va bene. Allora, abbiamo le due stesse magliette, ovviamente, perché cioè, non sono in grado di fare qualcosa di diverso per i maschietti, non lo so. Quindi abbiamo questo e questo che abbiamo già visto. Corpo intero non abbiamo nulla. Parte inferiore abbiamo questi pantaloni qui, che invece da femminuccia non c'erano. Ok, e abbiamo questi qui con queste toppe e gli stessi pantaloni della tuta, poi accessori nulla e scarpe nulla. Ok, Zulana. benissimo. Andiamo a Zaba. vedere cosa troviamo appunto per adolescenti, giovani adulti, adulti e anziani, che ripeto come al solito sono le stesse identiche cose. Allora, capelli. Capelli abbiamo questi, il caschetto che abbiamo visto anche per i bambini. Questo raccolto qui molto molto carino, questo che abbiamo visto anche per le bambine, devo dire che mi piace veramente molto con questa specie di cuorini raccolti. Questo, no, che figata con le bacchette, va bene. Allora, questi, wow, belli, questi, belli belli, mi piacciono un sacco questi capelli fatti così, belli. Ok, questi tirati indietro, rasati ai lati, belli. Questi, belli, veramente molto belli i capelli che hanno messo. Questo raccolto, bello. Questi che sono, vabbè, maschili. E questi che sono gli stessi maschili. Wow, che criniera. Belli veramente. Ok, cappelli. Cappelli abbiamo questa coppola, molto molto carina. Giustamente non poteva mancarci il sacchetto, no? Ok, va bene. Accessori. Oh, bene. Allora facciamo così, leviamo gli capelli, così li vediamo bene. Abbiamo il piercing, ho fatto così, o semplice. Poi dall'altra parte, appunto, sempre con la pallina oppure semplice, diciamo, cerchietto. Poi abbiamo l'anellino al naso. Il famoso anellino da toro, va bene. E questo non me lo metto perché c'è questo. Eh sì. Ok, e poi ovviamente dall'altra parte. Poi abbiamo questi orecchini qui, in queste colorazioni. Abbiamo anche i dilatatori. Molto molto attuale come cosa. E gli occhiali. Ok. Bene. Allora, poi trucco non abbiamo nulla. Vediamo, parte superiore. Abbiamo questa. Ma devo dire che veramente mi piace un sacco questa qui. Ovviamente sempre in lana. Questa sorta di giubbottino militare. Sembra militare. Non saprei se definirlo militare. Sì, dai, più o meno. Ok, un altro maglioncino in lana. Questa maglietta manica corta con però cappuccio, molto molto bello, devo dire. Ok, bello, sempre ovviamente in lana. Notiamo sempre che mi hanno messo un sacco di cose in lana, veramente. Vedo anche qua sotto, va bene. Ok. Mi piacciono le cose in lana. Ok, questa sorta di top senza maniche fatto in jeans.
poi abbiamo questo che sempre manica corta con appunto il... no, non sembra un cappuccio però questo. Ecco qui un altro maglioncino appunto in lana, molto carina la lavorazione sotto fatta così. Questo molto carino così con la spalla, non so, cadente, possiamo dire in questa maniera. Mi piace tanto però l'arcobaleno disegnato, cioè insomma questo motivo qui. Ok, questo molto molto bello anche questo, devo dire. Quindi i maglioncini di lana li adoro, c'è poco da fare. Ok, poi abbiamo questo. Ok, questa maglietta con appunto la giacchetta sopra in jeans. Abbiamo questa. Ok. Una felpa con cappuccio. Ok, poi abbiamo questa maglietta qui. Molto carino, dai. Anche se, allora, non mi piace le magliette che fanno così, perché cioè sembra che, non so, sembrano grassi i sim, cioè sembrano molto molto più diciamo larghi di quello che sono, cioè guardate un po', boh, non lo so, non mi piace tanto questa cosa. Poi abbiamo questa. Ok, questa non mi piace tanto con la camicia sotto e la maglietta sopra, no, non mi piace, no. No, no, no. Ok, beh, mamma mia, guardate qui quanto la ingrassa. Vabbè, comunque questa appunto è una giacca molto molto sgargiante, direi. Abbiamo questo con il maglioncino sotto. E abbiamo questa maglietta a tre quarti annodata in vita. E infine abbiamo questo. Benissimo, poi corpo intero. Abbiamo questo abito qui, molto carino. Questo vestitino fatto così, mi piace, devo dire, mi piace molto, sì. Mi piace, molto semplice, molto carino. Questo, wow, anche questo mi piace. Questo. Bello, veramente bello, molto semplice. Mi piacciono le cose fatte così, non troppo elaborate. Ok, questo. Ok, questo mi piace. Devo essere sincera. Sembra sempre fatto tipo in lana. Ok, poi abbiamo questo. Carino, con sta camicia mezza dentro e mezza fuori, mi piace. Molto carino. Ok, parte inferiore abbiamo questi pantaloni qui. Questa gonna con i bottoni davanti. Questa specie di tubino fatto tipo in jeans. Abbiamo questa salopette però ovviamente slacciata. Questi pantaloncini qui, carini, sembrano sempre comunque anche questi fatti tipo in lana. Carini. Questo, bello, molto carino. Con i jeans sotto e la gonna sopra, mi piace, molto carino. Poi abbiamo questi. Ok. Sembra che siano tipo metà in jeans e metà di un altro tessuto, tipo ma quasi imbottito. Ok, un paio di pantaloni, sembrano anche questi fatti in lana. Potrebbe essere interessante. Abbiamo questi pantaloni tipo della tuta. Ok. Questi jeans. Molto belli questi pantaloncini in jeans, veramente. Belli. Abbiamo ovviamente una gonna con le toppe, lunga.
Ecco, le gonne lunghe non mi fanno tanto impazzire, devo essere sincera. Questi pantaloni qui, molto semplici. Poi abbiamo i jeans con varie toppe, scritte, strappi. Un altro paio di pantaloncini corti in jeans. Ok, poi abbiamo questi pantaloni molto colorati con le tasche. Poi accessori abbiamo questo braccialetto qui in queste colorazioni e poi vediamo di scarpe abbiamo questa specie di zoccoli. Ok, queste scarpe qui. Madonna, ma che piede ha? Ok, questi scarponcini, questi sono carini veramente, anche gli zoccoli sono bellini. Queste non so, allora, non è che mi fanno impazzire, poi ci fanno proprio il piede lunghissimo. Poi ci sono questi sandali. Ok, bene. Adesso passiamo ovviamente ai maschietti. Allora, capelli abbiamo questi, che comunque tanto li abbiamo già visti tutti quanti, anche sulle ragazze. Poi abbiamo una barba, questa qui. Cappelli abbiamo anche per lui la coppola e il sacchetto in testa, ovviamente. Accessori, anche per lui abbiamo i piercing. Esattamente uguali, abbiamo anche questi e poi abbiamo anche l'anellino da toro. Abbiamo ovviamente il dilatatore e gli occhiali. Poi trucco nulla. Allora, vediamo di levarti subito tutta la roba di dosso. Allora, da uomo abbiamo finalmente qualcosa di un po' diverso. Dai, abbiamo questo, molto molto carino, devo dire, mi piace. Sì, molto bello. Sì, anche a te piace, vero? Poi abbiamo questo. No, ok, così non... Ok, forse così sì, ma proprio così, sto colore, no. Ok. Abbiamo questa maglietta. Maglioncino. Molto, molto carino, devo dire, mi piace. Questa giacca qui con la camicia sotto. Questo, ok. Certo che veramente il giallo non è che faccia impazzire come colore il giallo. Ok, questo. Sto giubbottino con la camicia in jeans sotto. Ok, e questo. Ok, in particolare. Ok, corpo intero, e vabbè, ne abbiamo solo uno. Abbiamo questa salopette con i risvoltini, va bene. Poi, parte inferiore, abbiamo questi pantaloncini qui. Beh, se non altro almeno ne hanno fatti un po' di più, dai. Ok, poi ci sono questi, sembrano... tipo quelli che abbiamo visto prima della ragazza, che sembrano tipo imbottiti. Ok, abbiamo questi con tutte le tasche. Ok, poi abbiamo questi pantaloni mimetici molto molto belli, devo dire. Questi sì, mi piacciono. Ok, poi abbiamo questi. Questi che abbiamo visto anche per la ragazza, immagino se i colori sono gli stessi. Questi qui con il risvoltino veramente molto enorme. Va bene. E le toppe. Ok. Questi che abbiamo visto anche per la ragazza, se non sbaglio, però non mi ricordo se i colori erano gli stessi. Comunque va bene, lo guardiamo lo stesso. Poi abbiamo questi. Ok. Con i bottoni laterali. Ok, abbiamo questi pantaloncini qui,
fatti così. Questi abbiamo visto anche in versione femminile. Vabbè, noi lo ricordiamo lo stesso, non mi ricordo se i colori erano gli stessi. C'erano anche questi, se non sbaglio. E abbiamo anche per lui ovviamente la salopette slacciata. Questa devo dire che mi piace veramente tanto la salopette così. Allora, accessori, abbiamo anche per lui il bracciale. Ti piace? Ok, poi scarpe. Vediamo, scarpe per lui abbiamo queste. Ok, non mi piacciono neanche un poco. Abbiamo queste che abbiamo visto anche... Vabbè, ok, allora da uomo... Sì, sempre comunque un piede gigante, però comunque forse da uomo ci sta meglio così lungo, ma da donna potevano farlo un po' più corto. Ok, ovviamente gli scarponcini anche per lui e i sandali. Bene, niente, io direi che possiamo fermarci qui, anzi no, un attimo, perché abbiamo anche qui, vediamo, cos'è? Ok, abbiamo creatore magistrale, il sim vuole diventare esperto nella fabbricazione, quindi abbiamo questo che ti dà il tratto bonus riflessivo, ok, e infatti ho visto anche questo. Ecco, innovatore, il sim vuole creare una comunità maggiore e più verde e ti dà il tratto bonus collezionista. Bene, poi invece dei tratti, allora vediamo, perché questi non... Ok, abbiamo creatore, questi sim diventano felici quando creano cose, diventano tristi quando trascorre troppo tempo dall'ultimo completamento di un progetto al fabbricatore, alla postazione di creazione di candele, al gasatore o al tavolo da lavoro. Quando non riescono a costruire o a riparare qualcosa, non subiscono ripercussioni negative. Ok, quindi abbiamo questo. Poi vediamo. Ok, abbiamo questo qui, fanatico del verde. Questi sim sono al colmo della felicità quando abitano in una strada verde e lavoreranno con continuità per rendere più ecologico il proprio ambiente. Poi c'è questo, discepolo del riciclo. Questi sim sono riciclatori febbrili che amano riciclare e rovistare in cerca di pezzi e frammenti di vario tipo. Se però dovessero trascorrere troppo tempo senza dedicarsi al proprio hobby, puntini puntini, chissà. Poi c'è questo, frigano. Cos'è, una sorta di tipo vegano? Ok, allora, questi sim rifiutano il consumismo e preferiscono ridurre gli sprechi con qualsiasi mezzo. Si divertono a cercare cibi e beni buttati o riutilizzati e sono i più fortunati nel trovare i tesori più preziosi nei cassonetti. Tendono a diventare tesi o a sentirsi a disagio se trascorrono troppo tempo a guadagnare o spendere simoleon. Ah, interessante questa cosa. Poi per il resto mi pare che non ci sia nulla. Ok, non c'è nient'altro. Allora, io andrei un attimo però a vedere. Ok, quindi l'interazione è questa. Va bene. Questa invece... Oh, che bella la spazzatura. Va bene. Sì, ok. Bello, ok, va bene. E niente, abbiamo visto tutto appunto quello che c'era da vedere per il Crea un Sim. Niente, grazie per avermi seguito. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, se volete commentate, e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.